Cari amici da Sandra Alessi, benvenuti. Siamo con le telecamere in una sede speciale di prove di spettacolo, perché vogliamo parlarvi di uno spettacolo bellissimo che sarà il 9 marzo, quindi sabato 9 marzo, al Teatro Aurelio in Roma, teatro vicino proprio Piazza Irnerio, raggiungibilissimo da tutte le parti di Roma. Accanto a me vedete due bellezze, due danzatrici bravissime, oltre che essere belle. Io comincio a salutare Rosanna Hurrem. Ciao Rosanna. Buonasera a tutti, buonasera. Alla mia destra abbiamo, lei è con noi da un bel po', perché l'abbiamo vista anche già sulle pagine di Campo dei Fiori, Dumaina Jasmine. Ciao Jasmine. Grazie a tutti, ciao. Allora, cominciamo a parlare subito del titolo di questo spettacolo, spero di pronunciarlo bene, Kadın. L'hai pronunciato benissimo, è una parola turca, significa donna, e io l'ho scelto 3 anni fa come brand, proprio come trademark dello spettacolo e del progetto che io sto portando avanti appunto da 3 anni. Quest'anno è un'edizione speciale, perché non ci saranno soltanto donne, ma ci sarà anche un ospite maschile che verrà appositamente per noi, e con la sua meravigliosa danza ci farà proprio, ci delizierà proprio con uno spettacolo di Tannura, che è uno spettacolo molto particolare, e sarà appunto il nostro maestro poi per la mattina. Il suo nome è Mohamed Gareb, e sono veramente molto orgogliosa che abbia accettato l'invito, e ringrazio tanto la maestra Jasmine che mi sta accompagnando in questo percorso. Alle 18, mi raccomando, l'orario di sabato 9 marzo. Jasmine, allora abbiamo parlato maestra, voi oltre che comunque rappresentare le danze arabe in giro, così possiamo dire anche in Europa, perché tu hai girato anche all'estero, ne abbiamo parlato sulla nostra rivista, siete anche insegnanti. Siamo anche insegnanti, abbiamo i nostri gruppi di danza, e fra l'altro quest'anno andremo insieme con la maestra Hurrem anche al congresso internazionale delle danze ad Atene, e il congresso CID firmato UNESCO. Verranno anche alcune delle nostre allieve, e che insomma, quando possono, ci seguono e danzano con noi. Beh, vediamo l'abbigliamento di questo genere di danza, è molto particolare, un abbigliamento scelto proprio ad hoc per ogni tipo di danza. Beh, vorrei sapere da Rosanna come funziona e quanto è importante l'abbigliamento. È di fondamentale importanza, perché ogni tipo di abbigliamento diverso rispecchia un particolare stile che noi danziamo. In particolare oggi rappresentiamo una danza popolare, con delle tuniche che coprono parzialmente ma molto comunque anche il corpo della danzatrice, e anche se naturalmente facciamo anche presente che facciamo spettacolo, quindi comunque devono essere anche abbastanza appariscenti. Nonostante ciò, devono rispecchiare comunque la tradizione popolare della regione, del paese che noi stiamo rappresentando. Jasmine, ma come vi siete conosciute? Com'è nata questo feeling per rappresentare insomma le danze orientali? Noi ci siamo conosciute proprio alla prima edizione di Kadın, quindi dello spettacolo della maestra Hurrem, in cui io ero ospite, e da lì insomma ci siamo conosciute, e poi abbiamo sempre lavorato insieme da quel momento in poi. Ebbene, e quindi sono decollate, le vedrete sicuramente in giro, quindi sui video, avranno anche sicuramente i loro appuntamenti sui social, quindi le potete trovare su internet benissimo. Siamo al termine di questa intervista, la cosa importante da ricordare è che potrete incontrarle comunque sabato 9 marzo qui al Teatro Aurelio. Io vorrei che la maestra Hurrem ci ricordasse l'indirizzo. Sì, allora, Teatro Aurelio, Largo San Pio V, Civico 4, zona Madonna del Riposo, Piazza Irnerio, zona Aurelio, insomma. E Jasmine ci ricorda l'orario. Ore 18 per lo spettacolo con la danza orientale, e nello specifico nel secondo tempo con la Tannura del maestro Mohamed Gareb. Io saluto e ringrazio Rosanna Hurrem. Grazie, grazie a voi, buonasera. E Dumaina Jasmine. Grazie, grazie Sandra Alessi, che è sempre presente, grazie mille. È tutto per il momento, vi rimando alle prossime interviste.